La Lega Nord ha votato a favore di questo provvedimento che introduce l'omicidio stradale, pene più severe per chi si pone alla guida di un autoveicolo sotto effetto di alcol e o droga e per un'altra serie di condotte che sono riconducibili ai profili dei pirati della strada. Una risposta che riteniamo valida anche se rappresenta comunque un punto di partenza. Una proposta valida che domani permetterà ai familiari delle vittime e alle comunità che sono state ferite dalla perdita di un proprio caro di avere finalmente giustizia. Viene restituita dignità ai parenti delle vittime che per troppi tanti anni sono rimasti nell'indifferenza totale delle istituzioni. Oggi compiamo un passo importante nella direzione del dare risposte a chi fino a ieri era consegnato a una sorta di ergastolo del dolore, perché le istituzioni non avevano dato quelle risposte che giustamente i parenti delle vittime si aspettavano.